Flash mob per tutte le sacchine del mondo a Campo dei Fiori, nel cuore della capitale. Uomini e donne vestiti di nero con una maschera bianca senza espressione hanno manifestato in piazza contro la pena di morte e per i diritti civili. All'iniziativa organizzata dai giovani del PDL e Officina Futura hanno partecipato anche le associazioni Donne Democratiche Iraniane. Presente anche l'eurodeputata del PDL Roberta Angelilli. Domenica, la giornata mondiale contro la pena di morte. Per giorni segnali di crescente intransigenza dal regime di Teheran. Poi oggi il timore di una fine imminente per Sakineh si materializza in appelli e veglie come questa di stasera davanti alla rappresentanza del Parlamento europeo a Roma. Il tempo di una speranza in cui l'Italia lancia un appello congiunto di Frattini e del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, con la fiducia di poter trovare ascolto da parte dell'Iran. E l'Unione Europea chiede a Teheran di bloccare l'esecuzione. Davanti ai giovani di un liceo romano, il presidente della Camera parla della riforma universitaria, di etica, della politica, di legge elettorale. Poi le domande. Ai ragazzi Fini chiede di essere pungenti, ma è quella di un consigliere PDL del quarto municipio di Roma, che partecipa all'assemblea, ad innescare le vivace botta e risposta. Lei gli chiede cosa ne pensa del ribaltone. Bombella crema al posto delle bombe carta, perché diciamo sì a questa riforma che taglia gli sprechi e razionalizza le risorse, diciamo no al non dialogo con gli studenti. Ci sembrano assolutamente inappropriate le dichiarazioni di Gasparri, che dice che sono dei criminali e dei potenziali assassini i ragazzi che scendono in piazza. Noi siamo assolutamente contro la violenza.
referendum contro il nucleare del 12 e 13 giugno prossimo, promossa da alcuni esponenti del PDL, dal vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, dall'assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Regione Lazio Luca Malcotti e dall'associazione di giovani del PDL Officina Futura. Ha fatto bene il governo ad approvare la moratoria sulla costruzione di centrali nucleari, ha dichiarato Roberta Angelilli, ma è fondamentale che su questo tema si ascolti la voce e l'opinione dei cittadini.